ancora una volta in tournée in Italia l'Orchestra Sinfonica di Sofia, formata dai migliori musicisti delle orchestre della Bulgaria, una formazione musicale composta a pieno organico da 50 musicisti di grande professionalità. L'orchestra bulgara ieri sera è stata ospitata dal paese di Foglianese nell'ambito della rassegna natalizia. A dirigere il maestro Leonardo Quadrini, che ha portato in scena una ricca scaletta musicale. Programma festivaliero come sempre di questi tempi, un programma incentrato innanzitutto su Strauss, su Johann Strauss e famiglia, quindi musiche brillanti note al pubblico per l'emissione per tanti anni sulla prima rete nazionale Rai con il famoso concerto da Vienna e oltre al programma straussiano un programma diciamo di gran valzer con un valzer di un compositore italiano ancora vivente, Nino Manna, un valzer dalla Bella Addormentata di Tchaikovsky. Apriamo però chiaramente in occasione delle celebrazioni dell'Unità d'Italia con la Sinfonia dal Nabucco di Giuseppe Verdi chiudiamo chiaramente con Strauss. In tutto questo programma, come ciliegina sulla torta, a metà del programma l'Oscar mondiale della fisarmonica, il maestro Peppino Principe, che ci delizierà e ci omaggerà con un suo intervento con quattro brani per fisarmonica ed orchestra. Grande la soddisfazione del solista Peppino Principe per la possibilità avuta di esibirsi con grandi musicisti. L'unico maestro in Italia che accetta che Peppino Principe va a suonare con la sua orchestra sinfonica, e che gli dico grazie, dico che mi ci diverto, perché è una cosa che mi fa divertire moltissimo, e speriamo di far divertire con questo strumento, che non specificatamente uno strumento diciamo classico, ma che anche lui ha una sua bella storia. E lo ringrazio il maestro Quadrini per avermi portato qui.